Da 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 da
Facciamo un'altra volta. Ferma, ferma. Da 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 da. Ragazzi, buonasera, non fate caso ai miei capelli, ma adesso devo sciogliere i capelli, le trecce, volevo dire. Mi sono truccata, ho fatto questo trucco come è venuto. Scusate i rumori, ma appena finito, sta ancora facendo qualche goccia, però ha fatto un mega diluvio. Tant'è vero che abbiamo, dove vieni qua, abbiamo mangiato da mamma, abbiamo pranzato da mamma, per me oggi il 2 giugno, e io mica potevo tornare a casa con la bambina e tutte le cose, insomma. Infatti abbiamo aspettato un po', poi dovevo addormentare Denise e quindi me ne sono venuta. Tieni. Adesso mi tolgo le trecce e abbiamo intenzione di uscire. Facciamo uscire un po' Denise, perché Denise è stata bravissima. Sì, attenta a non cadere sullo sgabellino. Allora, si è rotto il gigio, l'avrà rotto sicuramente con i dentini, e si è pizzicata la lingua con... Sì. Con la parte rotta si è pizzicata la lingua. Adesso voi sapete come Denise era attaccata al gigio, ma adesso, come vede il gigio, corre, se ne scappa. Quindi è stata bravissima, è stato più facile di quello che mi aspettavo. Mamma mia, Denise, mamma, fammi dire mezza parola. Ma che ne devi fare? Fatti vedere come sei bella. Sì, vuole il dentifricio, ma lei il dentifricio quello alla menta non tanto gli piace, quindi ne metto poco e non si accontenta, giustamente. E niente, quindi noi non lo sappiamo dove andiamo, così un giro, anche perché vi ho detto l'aria si è di nuovo rinfrescata. Facciamo un giorno manica corta, un giorno canottiera e un giorno giaccone direttamente, perché oggi fa freschetto. Io mi finisco, poi sistemo Denise e ci aggiorniamo dopo. Thank you.
Thank you.
mettere giù, dobbiamo far vedere le magliette, tieni. Vi voglio far vedere le magliette che mi sono arrivate da questa azienda qui e sono rimasta molto... E no, di qua, vieni qua mamma, vieni a questo lato. Sono molto contenta perché hanno un tessuto... Ma non ti vedi, vieni più qua. Dai, vieni più vicino a mamma. Hanno un tessuto davvero, davvero ottimo. Io le ho già lavate e... Ok, conferma anche Denise. E questa l'ho già indossata. Alza di più, falle vedere meglio, alza di più. Ragazzi, prendete un po' così il video, però quando le assistenti vogliono stare sempre in primo piano, questo è il risultato. Allora, cerchiamo di fare subito perché Denise deve fare il suo sonnellino pomeridiano. Questa è la prima maglietta che ho scelto. Ah, semplicemente questa ragazza sulla parte davanti della... della maglia e dietro non ha niente, è bianca, volevo una maglietta bianca per tutti i giorni, così oddio non è che ci esco in piazza, però già in un centro commerciale, quale vogliamo far vedere? Dai, alzati, fare la spesa, queste cose qui mi tornano utili. Poi Denise vi sta facendo vedere questa maglietta qui, mi piace questa stampa leopardata, voi intanto... Sì, di fianco vedrete le maglie indossate e avete visto che questa qua io l'ho abbinata alla borsa perché a volte a me piace indossare il jeans magari con i tacchi. Allora io questa maglia già me la vedo con i jeans, i tacchi, tacchi neri semplici, non troppo elaborati, e questa borsa leopardata. Poi, questa l'abbiamo fatta vedere, ecco, ma viene proprio da vicino, non ti vedono, di qua, più su, ecco, vai, fallo vedere, alza, alza, bravissima, vai. Ok. Ragazzi, io non le taglio queste scene perché... Ok, l'hanno vista perché mi rimane un ricordo bellissimo. Poi quella che mi sta forse, anche se a mio marito piace, però mio marito è di parte, giusto? Che deve dire? Mettiti sul letto. Non lo guardano le ragazze dopo se tu non ti metti sul letto, dai. Queste, prendi queste, tieni. Poi, stavo dicendo, questa qua non tanto mi piace come mi sta. E poi io lo scollo a punta, non lo amo particolarmente. Però diciamo che tutto sommato... Oddio! Denis! Sì, basta, dai! Vedi, se tu ti metti qua... Vedi? Vedi come si vede l'immagine tua? Ok, qua devi restare. Nel titolo scriverò try on all incasinato. Dicevo, questa qui non tanto mi piace come mi sta, non il colore, io l'ho scelta principalmente per il colore, però è anche un po' larghina. Considerate che queste sono delle S, ragazze. No, non sono dimagrita io, è proprio una S finta, non è la nostra S italiana. Allora ragazzi, io ho cambiato inquadratura perché stavo iniziando a editare il video e io, come vi avevo detto prima, mi guardo un po' come è venuta la ripresa perché Denise ha fatto un bel po' di caos e ho notato che la registrazione è arrivata a un certo punto, poi non ha registrato più. Quindi non capisco se è stato un problema di telefono, se involontariamente forse Denise mi ha schiacciato il tastino e non l'ho ripreso più. Quindi adesso l'ho addormentata e iniziamo di nuovo. Ero arrivata a farvi vedere questa maglia qui. Questa maglia qui, ovviamente voi continuerete a vedere le immagini perché io quelle le ho già riprese.
prima di iniziare questa registrazione. Quindi questa è quella che non tanto mi piace come mi sta ed è anche più larga delle altre. Poi questa ve l'ho già mostrata prima. Quella bianca anche ve l'ho mostrata prima e questa è quella che mi piace forse di più in assoluto perché è più il mio stile. Tra questa e quella bianca è più nel mio stile. Poi questa semplice scritta, ragazze, secondo me le magliette quanto più semplici sono, meglio è. Poi quest'altra, questo colore non ce l'ho, io ce l'ho solo sì, elegante. Ed è corta poi, io di solito la metto con una gonna pantalone a vita alta, guardate, fa un mezzo cuore con dei libri e l'altro mezzo cuore normale. E quindi vi dicevo, quella elegante che ho, la metto con una gonna pantalone elegante, ci metto i tacchi. Questa invece la voglio mettere sui jeans, tutte quante queste magliette le voglio mettere sui jeans. E questa è l'ultima, forse questa è quella che ho sbagliato a prendere perché suonerò, ragazzi, chi lo deve mettere? Però guardate, mi piaceva la stampa. Poi però vi devo dire che sia in foto sul sito che dal vivo rispecchiano esattamente le foto, ragazze, non i colori. Non ho trovato cambiamenti, quindi vi consiglio veramente di acquistarli, di darci un'occhiata perché costano davvero, davvero poco. A me hanno dato la possibilità di scegliere queste 6 magliette, però sicuramente mi voglio comprare qualcosa proprio di a canottiera, bretelline, queste cose qua. Se non erro, ci sono i costumi, però io ce li ho. Poi capirai quanto male ci facciamo, quindi due costumi per il momento mi bastano. Denise è piena di costumi perché ha avuto anche molti regali poi l'anno scorso e mi trovo bene quest'anno. E niente ragazze, quindi io vi saluto, vi chiedo di dare un'occhiata al sito. Se siete nuovi, vi ringrazio ovviamente, però se non vi siete iscritti ancora, iscrivetevi, e do un grazie particolare anche a chi magari non è nuovo, ma mi segue veramente con affetto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!